Bentornati in questa nuova puntata di Ruolate, ambientata a The Darkest Tower, un LARP di terre spezzate. In questo episodio continuerò la trilogia iniziata con Kill Reed volume 1. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio di andare a recuperarlo prima di continuare la visione di questo episodio. Capitolo 2. Prendi il lupo per le corna. Dopo un secondo tentativo da parte della congrega vampirica capitanata da Lady Cavendish di allontanare Rose dalla folla per rapirla, io e Jonathan decidemmo di alternarci per restare nelle vicinanze della nostra famiglia, così da poter intervenire. Non potevamo più correre rischi. Fu a questo punto che reincontrai Harry Tyndall. Ve ne parlai nella puntata Mors quasi certa. Si trattava del venditore di pellicce che aveva spaventato Polly per il suo comportamento aggressivo. Ci aveva visto giusto, perché Harry Tyndall aveva una malattia particolare, la licantropia. Fuck this shit, I'm out. La smettiamo di lanciarmi addosso mostre d'entità, per favore? Nope. Comparve nella piazza del mercato, ululando. Lupo ululà e castello ululì. Ma come diavolo parli? È lei che ha cominciato. E sembrava deciso a muoversi verso la taverna, dove si trovavano Rose e nostra madre. Mi fece avanti e lui girò la testa verso di me, inchiodandomi con lo sguardo. Fu lì che capì di essere fregato. Ma ero Ian Reed. E Ian Reed è una testa di cazzo. Non sapete quanto mi dispiace non avere una prova filmata anche di questa scena, ma vi giuro che quanto sto per raccontare successe sul serio. Avanzai con una mano alzata per tenere la sua attenzione su di me, in una perfetta replica della scena di Jurassic World tra Chris Pratt e i Velociraptor, ve lo giuro. Intanto lo staff che osservava questa scena ebbe questa reazione. Ma mica siamo in un film, e il licantropo mi attaccò. Improvvisandomi Matador, riuscì a schivare alcuni suoi attacchi, saltando via o frapponendo tra noi due le bancarelle del mercato, ma non durò molto. Con un improvviso cambio di direzione mi fu addosso e iniziò a sbranarmi. Clever girl. Solo il provvidenziale intervento di Zack mi salvò. Afferrò il mannaro e lo sollevò a forza. Sarebbe forse riuscito a bloccarlo se il mostro non gli avesse dichiarato mors certa, facendolo crollare a terra. Certo, non era morto, non puoi mica ucciderlo, era un golem. Però il colpo bastò per permettergli di liberarsi. Inseguito dai colpi di pistola, infine il licantropo fuggì. La mia situazione era grave. E dovettero portarmi immediatamente da un dottore. E guardate che mi trasporto insieme a Jonathan. L'ispettore Chester. Ah, zunderissimo. Mi menava, ma in realtà mi vuole bene. Era stato ferito anche Federico, il suo collega. Ma era venuto prima da me. Anche se forse aver rivelato a Chester e anche agli altri tutto quel po' di roba che io sapevo rispetto al paranormale che stava avvenendo a Gravesend nella precedente puntata, beh, forse quello effettivamente ha aiutato. Bendato e imbottito di oppiacei per attutire il dolore, ritenni fosse il momento giusto per rivelare al resto della famiglia il segreto di quanto avevamo fatto a Lady Cavendish. In questo modo il disgusto e l'orrore per quanto commesso si mischiò alla paura che morissi. E in questo Mary Reed fu bravissima, perché si disperò, affermando che la mia anima adesso era perduta e che avevo trascinato con me mio fratello. Disperata ma decisa a proteggerci dalla dannazione, decise che avrebbe appoggiato chiunque avesse cercato di chiudere la porta con l'aldilà. Se non potevamo morire, la nostra anima sarebbe stata salva, no? Questa sua magistrale interpretazione fu però pareggiata da quella di Anne Kingsley, l'altra madre, che, vedendomi a terra moribondo, si fece spazio a spintoni per prendermi la mano e farmi forza, sussurrandomi che mia madre era lì per me
e non mi avrebbe abbandonato. Me coglioni! Cioè, ci rendiamo conto della scena? La madre biologica di Ian era lì presente e quella frase di Anne sembrava riferirsi a Mary Read, mentre io e Jonathan sapevamo che stava parlando di se stessa perché ci aveva sempre amati come se fossimo figli suoi. Cioè, neanche a pianificarla si poteva creare una scena così bella, cioè neanche a pensarla. A loro si aggiunsero anche le domande di Jonathan e dell'ispettore Chester. Perché diavolo aveva affrontato quella bestia? La mia risposta fu molto semplice. È lui che mi ha guardato male per primo. Vivo per miracolo e con gli oscuri segreti infine rivelati, decisi di perseguire un solo obiettivo da lì in poi. Proteggere la mia famiglia. Tutta la mia famiglia. Solo sarebbe stato più complicato del previsto.